80 marchi calzaturieri maceratesi erano presenti a Milano al MICAM 2017, la più importante fiera internazionale della calzatura, e con loro anche i pellettieri della provincia che partecipano al MIPEL. Le nostre aziende sono come sempre pronte con nuovi campionari e modelli dal design innovativo, espressione di una ricerca particolarmente attenta alle esigenze del mercato. Bene, noi siamo sempre presenti al MIPEL perché ritengo che sia un appuntamento molto importante per gli operatori del nostro settore. E ho visto, ho notato in questi giorni che c'è più ottimismo da parte dei buyer esteri e di conseguenza anche noi stiamo vedendo, insomma, abbiamo dei risultati direi ottimi. Presentiamo come sempre una linea di borse con due marchi, il nostro storico marchio Valentino Orlandi, e abbiamo inserito e stiamo proprio presentando in questa occasione la Cristina Mode by Valentino Orlandi, che rappresenta la nostra seconda linea che ci permette di prendere una fascia molto più ampia di mercato. Accanto alla linea di borse, come sempre, stiamo presentando la linea di calzature. Come Valentino Orlandi, quindi stiamo presentando dei sandali con materiali tipo vernice glitterate, vitelli, accessori sempre in ottone con i cristalli Swarovski. Beh, sì, noi facciamo sempre un'esplosione di colori per la primavera estate, appunto, che richiama l'estate. Colori estivi come il giallo, il rosso o i colori pastello come il rosa, il celeste, che andranno molto di moda per la prossima primavera estate 2018. Il momento è delicato, da diversi anni il territorio accusa una situazione critica dal punto di vista economico, alla stagnazione del mercato interno e alle ripercussioni dovute ai cambiamenti a livello globale. Si sono aggiunte a livello regionale la riduzione dell'export verso la Russia, le problematiche causate dal dissesto della più importante banca di riferimento del territorio e da ultimo, ma non come importanza, anche gli eventi sismici. La nostra è un'economia fortemente orientata all'export. Nei settori moda, oltre l'80% della produzione varca i confini nazionali e questo implica per il nostro territorio un confronto costante con realtà internazionali, spesso avvantaggiate da costi più bassi, nonché da protezioni doganali e legate a logiche d'impresa molto diverse dalle nostre. Allora, i segnali di questo MICAM quali sono? I segnali sono molto positivi, abbiamo avuto 3 giorni, straordinari, no? Uno pensa sempre che il mercato stia in rallentamento, è vero che questa flessione c'è nel mercato domestico, ma il mercato estero è in netta ripresa, specialmente paesi dell'est europeo e soprattutto paesi dell'est asiatico. Soprattutto quelli che sono diventati degli aficionados per quanto riguarda la scarpa marchigiana. La scarpa marchigiana non saprei dire, sicuramente sul nostro marchio ci sono delle persone che ci seguono da tantissimo tempo e che trovano che un'evoluzione del progetto è un'evoluzione che può andare bene per le loro strategie di lungo periodo. Senta, quale sarà la scarpa del futuro, secondo lei? La scarpa del futuro è una scarpa che parte dal consumatore. Se continuiamo ad osservare quello che il consumatore vuole in termini di comodità e di apporto moda, sicuramente avremo la scarpa del futuro. E sarà colorata? Sarà coloratissima e sarà piena di luce e soprattutto però sarà una scarpa che non è esagerata. Il colore deve diventare una parte del vivere di tutti i giorni. L'atteggiamento che ci caratterizza è comunque positivo e le aziende del territorio guardano avanti mettendosi laddove serve, anche in discussione. L'obiettivo del distretto è tornare a crescere promuovendo i nostri marchi, ma anche tutta la filiera produttiva. È importante a questo fine rafforzare le nostre aziende, ricorrendo in modo sistematico alla formazione, alla ricerca, allo studio dell'innovazione.